grande. Adesso un attimo che facciamo. Andre, dov'è il creep? Immortale. Magari anche. Fai 30 secondi di video. Bravo. Non un conto è la foto. Si vuole lavorare? No, però si fa male. Oh, no, no, no. Poi distruggo. No, distruggo 30 anni di sacrifici. Poi denuncio se si fa male. Il problema è che devo venire qua ora. Allora, aspetta, espandiamo. Franco. Bravo. Ma come entra come burro? Sì, sì, è chiaro. Quindi l'ho fatto. E adesso cosa stai facendo? Un vasino, un vasino. No, vedi, un 10 euro per regalo. Che generoso. Siamo generosi. Ascolta, l'uncinatura, faglielo fare un attimo. Ah, fallo fare lui, così almeno facciamo. Cioè, l'impedito che viene da almeno, vai, almeno la spennellata, l'impedito riesce dentro, fuori. Avanti, Matteo. Guarda, Matteo. Ci voleva la cappa. Al massimo si rompe, di più. Matteo. Fatto io, stato io. Bravo, la tirascalia metterò così. Ha fatto lui. Sta cercando in una persona. Carta. Può venire a tempo di sentire. Come? Era parte una mano. Ovvio. Andiamo dalla stecca, il mio amico di Valle di Monza. Basta, vai, è un po' sicuro. Ora si vede il risultato, eh? Beh, discreto, dai. C'ha mano, già abbastanza mano. Ma che spella. Cuccio, ma guarda. Aspetta, devo tirare via sulla pancia. Vieni in modo che sbagli. Non è fare il vasetto, è farlo a colori. Vieni. E com'è che hai fatto? Ha fatto? No, Matteo, vai un attimo. Vai, fai. Intanto non ti copio. Uno, uno, due, grazie. Tre, quattro pietre si preparano prima. Si preparano prima i collari. Poi mentre gira il tutto. Diventa bianco. Infatti, sembrava. Ma come è successo si fa, quando non ho ancora capito se applaudiscono, non c'è trucco, non c'è inganno, no, alla fine fanno l'applauso, però io penso che lo fanno al vasetto di qualche cosa. Allora, ora bisogna stare calmo, cioè? Sono fierissimo. Vai della mia scrittura. It's physical, it's magical, I can't deny. Consequences in all honesty, you know. L'agriturismo Il Doccino è un antico borgo ristrutturato in stile rustico, immerso nella chiuete delle colline. A soli 15 minuti dalle splendide spiagge toscane, 200 ettari di macchia mediterraneo accolgono una splendida tenuta con 5 edifici. Una vacanza rilassante e rigenerante a stretto contatto con la natura.
smoke and lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. Leonardo Fiaschi, interprete, protagonista e tale e quale show. Leo, ma cos'è tale e quale show? È un talent, un programma per imitatori oppure un programma per trasformisti? Bella domanda, questa è la domanda più intelligente che mi hanno fatto da quando è finito tale e quale show. Allora, è un programma per imitatori, però in realtà ultimamente ha preso la forma di vecchio show del sabato sera o del venerdì sera, poi perché dall'inizio era proprio di entrare dentro le imitazioni, poi dopo è diventato un facciamo anche show, si è visto da Papi che insomma le imitazioni lasciavano un po' a desiderare, però la gente a casa ha cominciato a dire vedi che può essere divertente una persona truccata come quel personaggio anche se l'imitazione non c'entra tanto. Io volevo chiedere una cosa all'allenatore. Io mi ricordo quando anch'io allenavo e San Lorenzo e tutti mi dicevano sotto la curia, Francesco sotto la curia, la curia, grazie, grazie. È una cosa bella. Io sono talmente umile che mi potete chiamare Checco. Ma la notte penso sempre a te, amore. Io sono venuto con il mio portaborse, Paolo Brosio. Salve, sono Paolo Brosio. Gli ricordo che la fine di questa serata andremo tutti insieme, facciamo un bel viaggio a Međugorje, non ci posso credere, è il giorno più bello della mia vita. No, lo dico perché io insieme a Frank Matano ho fatto lo scherzo a Paolo Brosio dove imitavo Papa Francesco. È andata bene, per 2 anni non ho lavorato, però è andata molto bene. Non c'è un copyright sul personaggio, quindi bisogna essere bravi a farli per prima, ma poi alla fine sono di tutti i personaggi, sono patrimonio di tutti. Bisogna, ognuno di noi deve trovargli l'anima giusta, deve trovargli quei 2 o 3 tormentoni e... Con 2 o 3 tormentoni, Papi, non rompi, per trovare quei 2 o 3 tormentoni che ti rendono unico. Rossetti lucidi. Ma
ma chi diventano più famosi, gli imitatori o i personaggi imitati? Il personaggio imitato deve sentirsi grato per questa cosa, perché se uno ti imita significa che te hai raggiunto un livello tale di notorietà non indifferente. Se a me mi imitano significa che qualcuno mi conosce. Quindi Gabbani all'inizio, quando l'ho imitato e non era così famosissimo durante anni, per me era un mito, già un mito lì. E tanti mi facevano: ma chi stai imitando? Come no? Ma questo è bravissimo. Poi fortunatamente ha vinto Sanremo, perché se lo merita, poi il talento da prima o poi viene fuori. Quindi spero di aver contribuito con una piccola percentuale al successo di Gabbani. E tu hai venuto fuori bene i talenti, come ti dissi la prima volta che ti ho visto, te lo dissi subito, sono contento per la tua carriera e ti ringrazio per questa parentesi. Per questa voi non lo vedete, ma Paolo è bellissimo, cioè, grazie, dillo. Questo fascino dillo. Rispetto all'ultima volta, ma è fiorito, cioè, ma come poi Benjamin Button, quello che mi ha detto per telefono, chi è che mi imitava bene, facciamogli un omaggio, il dai. Grande Nicky Giustini. Non diciamo grande ora perché no, era un grande imitatore, lo dicevamo già ai tempi, in tempi non sospetti, che per me Nicky è stato un maestro, è stato un grande amico, perché è che non è amico di Nicky Giustini, è possibile. E quindi io mi ricordo sempre le telefonate di Nicky quando mi faceva Villaggio, che diceva ma io non ce la faccio più. Molto probabilmente Nicky ora sarà lì che parla con Villaggio e gli racconterà delle sue imitazioni. Quindi siamo tutti Nicky Giustini. Grazie Leo, ciao, buona serata. Grazie a voi.